Siete sempre su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi insieme a Fabio B un'altra storia misteriosa del mondo della musica. Bene, questa però forse è la più misteriosa di tutte, più misteriosa che possiamo raccontare. Misteriosa per i suoi personaggi, per i protagonisti che la animano. Ed ecco, animare, anima, è la parola giusta. Perché i protagonisti di questa storia sono un musicista, che già è un mistero di per sé, il mistero dell'arte, della creazione, ma questo musicista lo è ancora di più. Un musicista da una parte, quindi, e dall'altra il personaggio più misterioso di tutti, il diavolo. Perché questa è la storia di Robert Johnson e del suo patto col diavolo. Se si chiedeva ad un buon padre di famiglia degli anni 50, uno di quegli americani degli stati centrali, del West per esempio, magari proprio all'uscita della messa della domenica, ecco, se gli si chiedeva qual era la musica del diavolo, avrebbe detto sicuramente che era il rock and roll, Elvis Presley e tutti quelli come lui, diavoli. Se invece lo avessimo chiesto ad un agente dell'FBI negli anni 70, avrebbe detto che la musica del diavolo era il rock, quello lisergico e psichedelico soprattutto, così diabolica come musica da doverne mettere sotto controllo i protagonisti come Jimi Hendrix, Jim Morrison o John Lennon, seguiti da gente con l'impermeabile, i capelli corti e i calzini bianchi. Qualunque predicatore invece direbbe che la musica del diavolo oggi sono l'hard rock e l'heavy metal, con tutti quei messaggi subliminali registrati a rovescio. Beh, avrebbero sbagliato tutti. La vera musica del diavolo è il blues. È sempre musica nera, tutta musica che nasce dai canti degli schiavi africani portati in America. Ma da una parte c'erano quelli che andavano in chiesa a cantare in coro le lodi del Signore e a chiedere perdono per i peccati, e quelli sono i musicisti di gospel e di spiritual. Poi, dall'altra parte, ci sono quelli che andavano nelle bettole fumose a bere e a frequentare le donnacce e poi lo cantavano. Ecco, loro sono quelli del blues, la musica del diavolo. Il diavolo è già nel nome blues, che viene da un modo di dire to have the blue devils, avere i diavoli blu, che significa essere triste, ma anche essere eccitati e arrabbiati. Perché non è vero che è triste il blues. Lo fanno nascere nel delta del Mississippi all'inizio del Novecento e da lì, unito con altre cose, viene fuori il jazz e anche il rock and roll. Sono tanti i musicisti di blues, ma se si chiede a chi è venuto dopo e dal blues ha preso ispirazione, chi è il più grande, ma proprio il più grande, quasi tutti diranno sempre lo stesso nome. Robert Johnson è stato il più grande di tutti. Robert Johnson. Per esempio lo dice Eric Clapton, che a Robert Johnson dedica un intero album che si chiama appunto Me and Robert Johnson. Ed è qui che arriva il primo mistero. Perché il signor Johnson, all'inizio, quando comincia a suonare, non è un gran musicista. Robert Leroy Johnson nasce a Dazzlehurst, un paesino di 2000 abitanti sul delta del Mississippi, all'inizio del Novecento. Non doveva essere un gran posto in quegli anni, soprattutto per un nero. Il suo patrigno Charlie Dodds, infatti, è un piccolo proprietario terriero che un giorno litiga con il suo vicino bianco e poi deve scappare, perché altrimenti arriva il Ku Klux Klan ad impiccarlo sull'albero più vicino. Strange fruits, cantava Billie Holiday, strani frutti crescono sugli alberi del sud. Il signor Dodd molla sua moglie Giulia e 10 figli, tra cui il piccolo Robert, che diventa Little Robert Dusty, dal soprannome del suo nuovo padre, Dusty, polveroso. Nonostante sia povero e polveroso, appunto, il piccolo Robert va a scuola, studia parecchio, ma soprattutto impara a suonare l'armonica e una strana arpa che suona un po' come un banjo. È quello che gli piace, la musica. Così finisce la scuola e se ne va in giro a suonare. Si sceglie due maestri, due bluesmen bravi e famosi, che si chiamano Son House e Willie Brown. Li segue dappertutto, accompagnandoli, ma nessuno lo nota. Non sembra un granché quel ragazzino lì. Nessuno, allora, pensa che sarà Robert Johnson, quello che un giorno scriverà sui Tom Chicago. È il 1930. Robert è un ragazzo di 19 anni che ha già fatto una vita piuttosto intensa. Ha sofferto il razzismo quando era piccolo, la povertà quando era bambino, si è sposato una ragazza di 16 anni che è morta subito di parto, si è risposato di nuovo e ha viaggiato per mezzo delta del Mississippi a suonare nelle bettole assieme a Son e Willie. Ma non è che abbia combinato un granché. I suoi amici lo ricordano come un ragazzino privo di tecnica e di talento, una gran voglia di suonare, va bene, una gran passione, tenace e anche ostinato, ma non un granché. Un accompagnatore, insomma, che cercava sempre di imitarli i suoi amici ma non ci riusciva. Non aveva uno stile suo, non aveva la stoffa, non ci sapeva fare, insomma. E anche a cantare, lo stesso. Non valeva niente. Poi un giorno Robert Johnson scompare. Nessuno sa dove sia finito, ma se ne sta fuori dal giro per parecchi mesi, quasi un anno. E quando torna, miracolo, nessuno lo riconosce più quando suona. Suona in un modo così incredibile che, per esempio, tanti anni dopo, quando i Rolling Stones si mettono insieme e suonano parecchi pezzi che hanno molto a che fare col blues, un giorno Brian Jones fa sentire a Keith Richards un disco di Johnson. Bello, dice Keith Richards. Chi sono? Robert Johnson. Va bene, uno è Robert Johnson, ma quello che suona l'altra chitarra chi è?
Robert Johnson, sempre lui, registrato dal vivo. Ma è così bravo a suonare la chitarra che sembrano due. C'è una foto di Robert Johnson, una delle poche, è del 1935 e mostra un ragazzo elegante, in doppio petto gessato, il cappello inclinato sulla fronte e un sorriso largo, scarpe lucidissime appena strigliate e un fazzoletto bianco che sporge dal taschino. È seduto su un drappo scuro, incrocia le gambe e tiene in braccio una chitarra nell'atto di suonare. In quegli anni Robert Johnson è già un musicista di una certa fama, gira parecchio, tutti lo vogliono, suona tutte le sere e guadagna bene. Ha anche inciso dei dischi. C'è un signore a Jackson, nel Mississippi, che ha un emporio, ma è un appassionato di musica e si vanta di essere un talent scout. Sente questo ragazzo geniale e vuole fargli incidere dei dischi, così lo porta a San Antonio, in Texas, e gli fa incidere 16 delle sue canzoni. Come On In My Kitchen, I Believe I Dust My Brow, Kind Hearted Woman Blues, Crossroad Blues. Ecco, un momento. Crossroad Blues, il blues dell'incrocio, questo è importante. Perché le canzoni di Robert Johnson hanno successo nel Delta del Mississippi in quegli anni, ma poi diventano classici, standard veri e propri, rifatti da maestri del blues come Muddy Waters o John Lee Hooker, ma anche musicisti diversi come Jimi Hendrix, i Rolling Stones o Patti Smith. Ma Robert Johnson non era quello che non era un granché, quel ragazzino che sapeva suonare così così. Come ha fatto Little Robert Dusty a diventare Robert Johnson? Allora, ci sono due indizi. Uno è quel sorriso a denti spiegati che Robert mostra nella sua fotografia. È il sorriso felice di chi si è messo in posa per farsi immortalare, ma c'è qualcosa di più, qualcosa di misterioso, di ironico, di diabolico. Il secondo indizio è proprio quella canzone, Crossroad Blues, uno dei suoi brani più famosi, che vanta cover che vanno dai Cream, ai Doors, ai Van Halen, a Celine Dion. Robert la canta con una voce acuta, sulle note alte della chitarra, le strofe ripetute come si fa nel blues. I went to a crossroad, fell down on my knees. Sono andato ad un incrocio e sono caduto in ginocchio. E potrebbe raccontare tante cose, ma secondo la leggenda racconta una storia ben precisa. Crossroad Blues racconta la storia di un bluesman che se ne va ad un incrocio maledetto ad incontrare una persona molto particolare a cui vuole chiedere un favore. Racconta la storia di Robert Johnson che vende la sua anima al diavolo in cambio del... Chi non crede alle leggende pensa che nei mesi in cui è scomparso dal giro, Robert Johnson si sia ritirato a studiare musica, ad imparare a suonare la chitarra e a trovare un suo modo originale di fare musica e di cantare. A sperimentare, insomma, lontano dalle bettole fumose e anche dai suoi amici più noti, da accompagnare senza fantasia. Insomma, Robert Johnson il talento ce l'aveva, gli mancavano la tecnica e l'esercizio e così si è messo in pari ed eccolo qua. A tanti altri, invece, sembra più affascinante questa storia del diavolo. Anche a lui, Robert Johnson, che la racconta spesso. Un giorno, dice, se n'è andato ad un incrocio tra due strade nel delta del Mississippi. Gli incroci, in tutti i tipi di folklore, hanno sempre una valenza magica. Sono forze che si incontrano, energie più forti. Bene, a quell'incrocio maledetto Robert ha incontrato un uomo alto e grosso, un grande uomo nero, che gli ha preso la chitarra dalle mani, gliel'ha accordata, e da allora Robert ha suonato come mai prima. In cambio però, quell'uomo ha voluto la sua anima, da riscuotere tra 10 anni, 10 anni di gloria, successo e canzoni immortali. A volte Robert la raccontava in modo diverso. Diceva che non l'aveva incontrato ad un incrocio, The Large Black Man, il grande uomo nero, ma in un cimitero. E infatti è lì che qualcuno aveva visto Robert suonare nei mesi in cui stava fuori dal giro. E certo, dicono gli scettici, i cimiteri di campagna, da quelle parti, sono posti tranquilli e silenziosi, in cui puoi metterti a strimpellare senza disturbare nessuno e senza essere disturbato. Robert Johnson non era l'unico che faceva. No, dicono gli altri, no. A suonare, a Robert Johnson, a suonare così, gliel'ha insegnato il diavolo. Stiamo raccontando la storia di Robert Johnson, musicista di blues del Delta del Mississippi degli anni 30, che all'inizio è solo un ragazzo che accompagna bluesmen più famosi di lui, bravino, sì, appassionato anche, ma senza talento e soprattutto senza tecnica. Un accompagnatore, insomma. Uno che farà la sua vita dissoluta da bluesman, naturalmente, donne, whisky e canzoni nelle bettole del Mississippi e che magari finirà anche male, per poi scomparire, comunque, come tanti altri. E invece, un giorno Robert Johnson se ne va, se ne sta qualche mese fuori dal giro e quando torna, ecco che sa suonare la chitarra come nessun altro. C'è qualcosa nella sua musica, e mica solo in quella, c'è qualcosa nella sua voce quando canta e c'è anche qualcosa nelle parole che scrive, qualcosa di magico, di grande, di più, qualcosa di diabolico. Non è che l'ho fatto davvero. Non è che ha incontrato il diavolo in uno dei tanti incroci che vengono cantati nei classici del blues e gli ha venduto l'anima. Comunque sia, più o meno 10 anni dopo, proprio 10 anni, Robert Johnson muore. E anche questo è un mistero. Succede così. È il 1938. Robert e un suo amico, Sonny Boy Williamson, un'altra leggenda del blues, sono a Greenwood, nel Mississippi, e stanno suonando in una sala da ballo di campagna, che guarda un po', sta proprio su un incrocio, a 15 miglia dalla cittadina.
Robert suona e beve in continuazione. È uno di quelli del blues, mica quelli degli spirituals. E poi è Robert Johnson. Ha fatto un patto col diavolo, è un tipo strano. Ad un certo punto, qualcuno gli passa una bottiglia di whisky. Sonny Boy si accorge che è già aperta e a lui hanno insegnato una cosa: mai bere da una bottiglia aperta quando ti viene offerta da uno sconosciuto. Non si sa mai quello che c'è dentro. Deve essergli successo a lui o a qualcuno che conosce di ritrovarsi drogato e derubato in un vicolo. Così prende la bottiglia dalle mani di Robert e glielo dice: non la bere, è aperta. Ma Robert ha già bevuto parecchio e poi quel gesto così brusco. Non prendere mai la bottiglia dalle mie mani, dice a Sonny Boy, poi gliela strappa e si mette a bere. Sta male quasi subito, dolori alla pancia così forti che non riesce neanche a suonare. Resta in agonia qualche giorno, contorcendosi dal dolore, e poi muore. Che è successo a Robert Johnson? Perché è morto così? Il diavolo, naturalmente. Sono scaduti 10 anni ed è venuto a prendersi la sua anima, come promesso. Oppure no. Quando muore, Robert Johnson ha solo 27 anni, ma ha fatto la vita di un bluesman di quegli anni. Ha viaggiato dappertutto, ha bevuto di tutto e forse si è anche preso di tutto. L'avrà ucciso la cirrosi o qualcosa del genere. Però c'è un'altra teoria. A Robert piacevano molto le donne. A 19 anni era già sposato, vedovo e risposato di nuovo, e non è che sia stato tanto fedele a sua moglie. Aveva una donna in ogni paese in cui era stato a suonare e molte lo aspettavano come un marinaio. Ne aveva una anche lì, a Greenville, Mississippi. Solo che era la moglie del padrone del locale. Robert ci aveva già avuto una storia qualche tempo prima, poi aveva smesso perché lui, l'oste, era terribilmente geloso. Ma quella sera, l'alcol, la musica, il blues, tutti che ballano, lui che suona così bene, e Robert Johnson, quando suona sembrano due. C'era una tale eccitazione nell'aria che lui e la ragazza avevano ripreso a corteggiarsi. Un po' troppo, e in maniera troppo evidente. Così l'oste aveva messo della stricnina nella bottiglia e gliel'aveva passata. Mai bere da una bottiglia già aperta in un locale. Soprattutto se ti stai facendo la moglie dell'oste e lui è molto geloso. C'è un'altra fotografia che ritrae Robert Johnson. Questa è meno formale dell'altra, quella in posa nello studio, completo gessato e cappello. Questa è in bianco e nero naturalmente, ma è più improvvisata. Robert è in maniche di camicia e sta suonando naturalmente, difficile vederlo fare qualcos'altro. Ha la chitarra in mano, le dita aperte sulle corde della tastiera e tiene una sigaretta all'angolo della bocca, molto inclinata. Guarda direttamente in macchina. Assomiglia un po' a Denzel Washington, ma non è questo quello che si nota. È lo sguardo. È uno sguardo strano. Sembra quasi che gli occhi gli sorridano e dentro pare di vedere una domanda. Chi sono io? Un genio che aveva bisogno di maturare, di studiare, sperimentare? Oppure no, qualcos'altro? Il blues è la musica del diavolo, va bene, ma è anche una musica molto magica. Oppure no? Quello sguardo dice: vi sto prendendo in giro, tutti, e voi prendetemi per quello che sono, un musicista, un poeta, che canta quello che gli succede attorno. Il delta del Mississippi, la gente di colore che soffre, le donne, il whisky, le strade e le città, i campi di grano, i fiumi, anche le leggende, le magie e le credenze della povera gente. Gli incroci maledetti. La gente del delta del Mississippi è gente semplice, abituata a combattere con una vita dura fino dai tempi della schiavitù. E poi viene dall'Africa e si trova nel mezzo di uno scontro culturale tra la religione degli avi e le credenze africane e la religione e le credenze dei nuovi padroni bianchi. Tutto questo fa nascere leggende e la metà oscura della vita, il soprannaturale, si amplia. E tutto questo naturalmente entra nel blues, che proprio quella vita racconta. Storie di fantasmi, storie di maledizioni e storie di diavoli. Diavoli cattivi, come quello di Me and the Devil, di Robert Johnson appunto, che un giorno suona alla porta di Robert e gli dice che è ora di andare. Brucia il suo corpo sull'autostrada, mette il suo spirito su un bus della Greyhound, quei pullman che percorrono l'America in lungo e in largo, e se lo porta via. Oppure diavoli buoni, come Legba, il diavolo della tradizione africana, che più che altro fa scherzi alla gente, come uno spirito un po' maligno, ma non troppo, personificazioni di quello che succede e di come la gente lo sente e lo racconta. Il diavolo su Greyhound, che brucia Robert sull'autostrada e se lo porta via, ecco, quella è l'inquietudine del bluesman, che non riesce mai a stare tranquillo e corre lungo tutta l'America senza fermarsi mai, se vuole. Quando muore, Robert Johnson sta per essere chiamato a suonare alla Carnegie Hall a New York. Finisce nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Blues Hall of Fame, e la raccolta dei suoi brani vince un Grammy Award, l'Oscar della musica, come album storico. Poi ci sono le cover e tutti i gruppi che hanno fatto blues o ci sono passati attraverso, che ne dichiarano il debito. Va bene, però se qualcuno volesse andare sulla sua tomba, magari per fare un patto col diavolo e imparare a suonare come lui, ecco, non ci riuscirebbe, perché di tombe di Robert Johnson con la lapide "qui giace" sparse nel delta del Mississippi ce ne sono almeno 3.